Sarei benvenuto a tutti per ricominciare la nostra convegno, intervenendo brevemente a nome del Consiglio di Presidenza della nostra associazione per illustrare le ragioni che ci hanno indotto a organizzare queste due giornate di studio e di approfondimento sul tema della rappresentanza. Sono alcuni mesi che come associazione stiamo lavorando su questo tema, da quando proprio in questo luogo, in questa sala, insomma in una sala qui sotto, nel corso dell'ultima assemblea dei soci abbiamo individuato questo tema della rappresentanza politica come un nodo teorico fondamentale intorno al quale sta progressivamente consumandosi la crisi della democrazia italiana. E guardando alla crisi della rappresentanza ci è sembrato di percepire come una vertigine, vale a dire come se fossimo di fronte a un abisso sul fondo del quale si stagliano di meno i partiti politici, la svalutazione del movimento democratico deliberativo, la riduzione della democrazia a livello di maggioranza, il leaderismo, le sirene della democrazia diretta e forse ancora più in profondità la crisi delle strutture di mediazione sociale e l'atomizzazione della società. Sono temi che vengono da lontano, ma che forse mai come oggi risultano di grande attualità. Io, preparandomi ad assistere a questo convegno, ho preso in mano un libro sulla democrazia pubblicato nel 2006, 13 anni fa, in cui si legge: la democrazia ha molti nemici in attesa tra le quinte, politici e movimenti, per il momento costretti a giocare secondo le sue regole, ma il contento reale è tutt'altro: populista, di manipolazione mediatica, intollerante, autoritario. Conquisteranno molto spazio se non riformeremo rapidamente le nostre democrazie. E non c'è ambito in cui questa riforma sia più necessaria che in seno alla stessa Unione Europea. Era un libro del 2006 e mi pare che queste parole non abbiano perduto in nulla la loro attualità. Il libro si intitola La democrazia che non c'è e lo dico con l'orgoglio di socio di Libertà e Giustizia, è stato scritto dal nostro socio Paul Ginsburg, che davvero ha saputo guardare all'oggetto dei suoi studi in profondità. Ecco, vorremmo riuscire a fare nostra questa indole a guardare le cose in profondità e per stimolare la riflessione abbiamo distribuito ai soci qualche settimana fa una bibliografia ragionata sul tema del convegno di oggi. Molti circoli si sono già attivati organizzando iniziative sui loro territori, a qualcuno ho preso parte anch'io, a molte altre ce ne sono state, Padova, Spezia, Treviso, Venezia, Perugia, forse qualcuno la dimentico, mi scuso se dimentico di citare qualche circolo. Quel che mi sembra importante dire è che questo convegno fiorentino non si pone dunque come un evento isolato, ma si inserisce in una riflessione che come Libertà e Giustizia stiamo cercando di curare con attenzione. Credo che questa attitudine a individuare un tema per noi importante, porre l'attenzione del dibattito, approfondire gli incontri, analisi, momenti di studio collettivi come questi, debba sempre più essere tratto di Libertà e Giustizia, studiare per poter poi prendere posizione con maggiore consapevolezza. Per questo ringraziamo il professor Paolo Maretti, l'Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari, che insieme al nostro socio Marco Modena, che anche ringraziamo, di tutto il Consiglio di Presidenza, hanno organizzato questo evento e rivolgiamo un saluto molto grato a tutti i relatori che oggi e domani hanno accettato di passare con noi queste giornate di studio. Grazie e buon lavoro a tutti. Come avete sentito, il tema di questo incontro riguarda la rappresentanza politica parlamentare. È un tema questo che tocca al cuore uno degli aspetti più critici delle democrazie contemporanee. Gli istituti che si collegano alla rappresentanza politica sono istituti che sono sotto tensione, non solo in Italia ma un po' dappertutto. Sono un po' in crisi perché risentono della crisi di quelli che sono i protagonisti di una democrazia, di ogni democrazia contemporanea, cioè i partiti politici. Questa prima mezza giornata riguarda le regole della rappresentanza politica. Ho chiesto ai colleghi, due sono qui alla mia sinistra, il professor Simoncini ci raggiungerà tra un momento, di venire e contribuire a questa discussione.
discussione con un intervento, pensando di articolare questa prima mezza giornata in questo modo. Il primo intervento si occuperà delle regole attraverso le quali si forma la rappresentanza politica, cioè le regole elettorali. Il secondo intervento invece si occuperà delle regole che disciplinano la vita dei rappresentanti politici in Parlamento, e sono regole contenute nei regolamenti parlamentari, che sono regole tutt'altro che secondarie per capire se e come funziona una rappresentanza politico-parlamentare. Il terzo intervento, che sarà quello del professor Andrea Simoncini, che tra poco arriverà, abbiamo pensato di dedicarlo a una sorta di esempio. Come funziona la rappresentanza politico-parlamentare in Italia nell'esercizio di quella che è la funzione principale del Parlamento, la funzione legislativa? Quando il Parlamento è chiamato ad approvare, discutere e ad approvare una legge, come esercita questa sua funzione? Quale rapporto si instaura tra governo e Parlamento nel momento in cui un disegno di legge entra in Parlamento e viene discusso? E poi, sempre così vero che questa funzione legislativa viene esercitata solo dal Parlamento, o ormai si tratta di una funzione in qualche modo ripartita tra governo e Parlamento? Infine, l'ultimo intervento breve che farei io è dedicato al tema della rappresentanza non più a livello nazionale, ma come si pongono i problemi della rappresentanza politica nel Parlamento europeo. Quindi, primi tre interventi: come si forma e come opera la rappresentanza nell'esperienza costituzionale nazionale, e un accenno ai problemi della rappresentanza politica come nella sua proiezione sovranazionale. Darei allora subito la parola al professor Giovanni Tacci Barbieri per il primo intervento, che riguarda appunto le regole attraverso le quali si forma la rappresentanza politica parlamentare. Intanto grazie del mio invito e quanto abbiamo più o meno il professore. Bene. Allora, io vedo che c'è un pubblico anche di dove c'è qualche collega e qualche addetto ai lavori, ma mi permetto di regolarmi su un rapporto di carattere istituzionale che probabilmente è più utile, insomma. Dicevo, una prima considerazione che viene da fare preliminare per introdurre il tema è questo: che io tratterò in questo mio intervento della legislazione elettorale intesa in senso stretto, cioè di quella parte della legislazione elettorale che studia i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi. È una premessa, necessaria, perché in realtà quando parliamo di legislazione elettorale parliamo di contenuti anche ulteriori a questi, che guardano alla fase anteriore al momento elettorale, dalla presentazione delle firme al procedimento elettorale, alla fase successiva. Ecco, io mi occuperò di questa perché è sicuramente quella più rilevante, senza dimenticare però che l'altra, tutto il resto, quella che viene chiamata tecnicamente la legislazione di contorno, è comunque un terreno assai rilevante, assai significativo e anche condizionante, le regole elettorali in senso stretto. Credo che Nicola Lupo dopo ci parlerà della disciplina dei gruppi parlamentari, che almeno in senso lato ha a che fare con la legislazione di contorno e, per esempio, tocca uno dei problemi di cui la legislazione elettorale è stata investita in questi anni, il problema della frammentazione politica, che passa attraverso la legislazione elettorale in senso stretto, ma non soltanto rispetto ad essa, perché
come potete immaginare, si può anche concepire una legge elettorale con soglie di sbarramento anche significative, ma se poi le regole preposte alla formazione dei gruppi sono quanto mai generose, come capite questa selezione in entrata poi non regge rispetto alla dinamica parlamentare. Un'altra premessa, la seconda ed ultima, riguarda alcuni nodi irrisolti del nostro sistema istituzionale che ancora una volta sono connessi al tema della legislazione elettorale. Penso ancora al tema dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, quello che riguarda i partiti politici. Da anni si discute se sia necessario, come io credo, una qualche disciplina legislativa sui partiti, sulla loro organizzazione interna, sui loro processi decisionali, ma ancora oggi è un nodo largamente irrisolto. È vero, nel 2013 è stata approvata una nuova disciplina sul finanziamento dei partiti che indirettamente prevede alcuni requisiti, lo statuto, prevede che lo statuto indichi alcune cose, tra cui anche come si formano i processi decisionali interni ai partiti, ma si tratta ancora di un inizio di disciplina, che per di più in linea di principio non si applica a quei partiti che non richiedano queste forme di finanziamento indiretto, che sono le ultime rimaste nel nostro ordinamento. Venendo ora al tema invece più da vicino, e se proviamo a ricostruirlo velocemente in chiave storica, vediamo che nella nostra storia repubblicana c'è un momento di cesura, e il momento di cesura è noto nel 1993, quando diciamo l'assetto del sistema politico che c'era stato fino a quel momento e che aveva scritto la Costituzione e le leggi elettorali viene meno perché alcuni partiti scompaiono, altri si trasformano e nascono nuovi soggetti politici. Perché fino a quel momento l'Italia ha conosciuto un periodo di eccezionale stabilità della legislazione elettorale, basata, come è noto, su sistemi elettorali proporzionali, scelti già in assemblea costituente e che tali sono rimasti appunto fino all'inizio degli anni 90. La scelta per la proporzionale è una scelta caratterizzante, fortemente caratterizzante, i lavori della Costituente. I Costituenti non hanno previsto testualmente un vincolo in Costituzione all'adozione di determinati sistemi elettorali, ma fu largo in quel momento, per le ragioni note, il consenso su questo tipo di legislazione elettorale. Una legislazione elettorale che privilegiava molto le esigenze della rappresentanza, e che guardava assai meno a quelle esigenze di stabilità dei governi che la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 ci dirà essere un obiettivo costituzionalmente legittimo. E le ragioni sono note, sono legate anche a quel particolare assetto del sistema politico che rendeva impossibile in quel momento l'adozione di scelte elettorali di segno diverso, di tipo maggioritario. Per la verità, per il Senato fu pensato all'inizio un sistema elettorale basato su collegi uninominali. L'ordine del giorno Nitti in assemblea costituente sembrava configurare un assetto del genere, ma come è noto quell'ordine del giorno non resse nello sviluppo dei lavori della Costituente, e un'intesa che vide tra i suoi protagonisti Dossetti e Togliatti portò sostanzialmente a rinnegare quel modello in favore di una legge elettorale che si prevedeva collegi uninominali, ma prevedeva che la vittoria dei collegi passasse da una soglia talmente alta di voti, il 65%, da rendere quel sistema elettorale un sistema di fatto proporzionale. In questo contesto c'è un'unica eccezione, e l'eccezione è la legge truffa del 53, direi in chiave storica la cosiddetta legge truffa, perché in realtà si trattava di una legge che peraltro si applicava solo a un ramo del Parlamento, la Camera, che prevedeva, come è noto, un premio di maggioranza in favore della lista della coalizione di liste che avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e che in quel caso si sarebbe portata a casa circa i 2/3 dei seggi. Sono note le vicende che portarono all'approvazione di quella legge, il tentativo cioè di stabilizzare l'unica coalizione possibile in quel momento, quella diciamo centrista, i cui consensi erano, si sapeva, essere progressivamente erosi dal 1948 in poi,
È altresì noto che la legge truffa non scattò, anche se poi in realtà qualche dubbio circa un eccesso di schede bianche e nulle in alcune regioni, qualche dubbio sussiste, ma insomma questa è la storia. Il risultato fu che nel 1954 si tornò rapidamente alle leggi elettorali precedenti che, salvo alcuni piccolissimi correttivi, tali sono rimaste fino al 1993. Ecco, dal 1993 abbiamo invece un fattore di assoluta discontinuità che riguarda le leggi elettorali per il Parlamento nazionale, ma riguarda anche le leggi elettorali per i comuni e nel 1995 quelle delle regioni. Un cenno su queste ultime due. Per i comuni è la legge 81 del 93 che viene approvata in fretta e furia dal Parlamento per evitare un referendum abrogativo, uno dei tre referendum segni che si proponeva l'abrogazione della legge elettorale in vigore per i comuni grandi, fino a quei comuni più popolosi fino a quel momento, con l'idea di estendere la legge maggioritaria fino a quel momento in vigore per i comuni minimi. È una legge che va, diciamo, evidenziata perché tocca insieme la legislazione elettorale e la forma di governo dei comuni. La forma di governo perché introduce l'elezione diretta dei sindaci con il noto meccanismo simul simul, per cui ogni motivo che faccia venire meno il sindaco eletto determina anche lo scioglimento dell'assemblea comunale, ivi compresa la sfiducia al sindaco, e collega a questa forma di governo, variamente qualificata, alcuni in modo parlamentare, altri segni parlamentari, eccetera, eccetera, ecco, collega a questo una legge elettorale ma proporzionale fortemente corretta da un premio di maggioranza in favore della lista, della coalizione di liste collegata al sindaco. Questa legge viene adottata nel 1993 e sostanzialmente ha retto fino ad oggi. Ci sono state alcune correzioni del 99 ma che non hanno alterato la sostanza del modello. È una legge che, come dire, prendeva atto di due caratteristiche che venivano emergendo nel nostro sistema politico. Da una parte una forte frammentazione e dall'altra la necessità di incanalare questa frammentazione in una sorta di competizione bipolare. Da questo punto di vista il sistema elettorale era congeniale a questo assetto e come tale ha retto, diciamo, fino ad oggi. Il livello regionale era apparentemente diverso, è stato apparentemente diverso. Come sappiamo, con la legge costituzionale 1 del 99 si dà alle regioni la possibilità di scegliere la propria forma di governo attraverso questo statuto ordinario e si dà alla regione la possibilità di scegliere la propria legge elettorale attraverso un'apposita legge elettorale. Ma anche qui, per ragioni che non posso approfondire, le regioni si orientano verso un modello del tutto analogo a quello previsto per i comuni. Tutte le regioni, diciamo, vanno nella direzione dell'elezione diretta del presidente con il meccanismo simul simul in vigore per i comuni, e tutte le regioni vanno nella direzione di leggi elettorali proporzionali connotate da un premio di maggioranza a favore della lista della coalizione collegata al presidente. Anche qui quindi un'apparente continuità, una sostanziale stabilità. Certo, attenzione, le leggi elettorali regionali sono diverse tra di loro, diverse perché il premio di maggioranza è previsto in dosaggi diversi, diverso perché le soglie di sbarramento variano da una regione all'altra, ma i tre elementi fondamentali del modello rimangono: elezione diretta del presidente, premio di maggioranza e direi voto di preferenza che c'è nei comuni e rimane anche nelle regioni. Semmai qualche differenza, per ragioni che verrò dicendo dopo, comincia a emergere nelle più recenti leggi elettorali che, in un assetto, diciamo, ormai tripolare e alla luce di una giurisprudenza della Corte Costituzionale che sembra avere in qualche modo limitato le possibilità, diciamo, di premi di maggioranza a prescindere, sia pure con riferimento a livello nazionale, la Corte ha sempre tesso a distinguere il livello nazionale e il livello regionale,
sono andate nella direzione di prevedere la CIE, ma anche in particolare che il premio di maggioranza non scatti qualora la lista, la coalizione di lista collegata al presidente non raggiunga una certa soglia, circa un terzo dei voti, ad esempio nel Lazio. Ecco, questo per quanto riguarda allora il livello comunale e regionale. Novità, ma novità che hanno sostanzialmente retto negli ultimi 25 anni. Tutto diverso a livello nazionale. Nel livello nazionale è avvenuto quello che Lanchester ha chiamato un fenomeno di mercinetismo a livello appunto di legge elettorale, o se volete con un mollino, una stabile instabilità della nostra legge nazionale. E infatti nell'arco di 25 anni siamo passati dalle leggi Mattarella, leggi che prevedevano un sistema misto per tre quarti maggioritario e per un quarto proporzionale, alle leggi Calderoli o Porcello, per dirsi voglia, leggi proporzionali, premio di maggioranza, soglie di sbarramento, liste bloccate, alla demolizione di questa legge attraverso la sentenza 1 del 2014, a una nuova legge elettorale in Italico, dichiarata incostituzionale dalla Corte prima ancora di aver trovato mai applicazione, la sentenza 35 del 2017, ed infine alla Rosatella Unis. Ecco, parallelamente a questo ipercinetismo c'è stato tutto un dibattito sulla forma di governo e su eventuali interventi anche a livello costituzionale relativi alla forma di governo, che come è noto ha visto il succedersi di numerose progettazioni istituzionali, la commissione De Mitaiotti, la commissione D'Alema, il testo approvato nel 2005-2006 e sia pure indirettamente, molto indirettamente, il testo Renzi-Boschi, che hanno avuto tutti uno stesso esito, cioè non sono stati approvati, o perché diciamo non hanno visto il voto finale del Parlamento, o perché respinti dal corpo elettorale del referendum costituzionale. E allora in presenza di questo, come dire, di questa sostanziale continuità di tutti questi progetti andati a vuoto, sulle leggi elettorali si sono scaricate tutta una serie di aspettative che il sistema politico non era riuscito a soddisfare attraverso la via maestra, che era quella, diciamo, degli interventi sulla legislazione elettorale. Per cui si è assistito a questo fenomeno, che per esempio nelle leggi elettorali sono stati inseriti dei contenuti discussi, discutibili, che sembravano, come dire, più toccare la forma di governo che non la legislazione elettorale in senso stretto. Pensate, per esempio, nella legge del Calderoli alla previsione di un capo unico della coalizione che doveva essere presentato all'atto della presentazione del contrassegno, così come nel deposito del programma elettorale. E qui però si tocca un altro elemento, e cioè che la legge Calderoli, così come in Italia, sono state due leggi elettorali pensate per l'appunto, come dicevo prima, sul presupposto di riforme che toccavano la forma di governo e che in quel momento si pensava potessero avere un esito positivo. La legge Calderoli nasce nel contesto della riforma istituzionale pensata dal centrodestra nel 2005-2006, quella sorta di simile elezione diretta del primo ministro rispetto alla quale la legge Calderoli era congeniale, in qualche modo. L'Italicum, legge elettorale che applicabile solo alla Camera, era pensata sul presupposto dell'entrata in vigore del testo Renzi-Boschi, che come è noto prevedeva una trasformazione del Senato rendendolo appunto una Camera non direttamente elettiva. Ora, questa idea di leggi ordinarie pensate per riforme costituzionali che non sono in vigore ma che si spera che lo possano essere è stata una delle cause che poi, una volta bocciate, diciamo, tentativi di riforma costituzionale, hanno evidenziato più plasticamente i problemi di legittimità costituzionale. Questi anticipi, diciamo, con legge di riforme costituzionali fanno sì che una legge si trovi in qualche modo sospesa tra una legalità costituzionale in vieri e una legalità costituzionale in qualche modo in atto. Ecco, alla fine di tutto questo itinerario che non posso certamente ricostruire, arriviamo nel 2017 alle leggi elettorali in vigore. Il
cosiddetto Rosatellum bis. Ora, io non do un giudizio molto positivo di queste leggi, l'ho detto, l'ho scritto, eccetera, però non c'è dubbio che il contesto nel quale questa legge non era un contesto né politicamente né istituzionalmente semplicissimo. Se volete è un attenuante, che come no sono le scuse della punibilità, ma insomma la riduce, la attenua. Perché diciamo c'era tutta una serie di problemi e di vincoli che derivano dal quadro costituzionale e dal quadro costituzionale come diciamo interpretato dalla Corte Costituzionale. Per quanto riguarda il quadro costituzionale, devo dire l'articolo 57 della Costituzione prevede, come è noto, che il Senato sia eletto a base regionale, e questa locuzione ha dato luogo nell'interpretazione che è stata data dalla dottrina maggioritaria a una limitazione in qualche modo della discrezionalità del legislatore elettorale per quanto riguarda il sistema del Senato, perché la base regionale è sempre stata interpretata nel senso di impedire l'adozione di regole elettorali che abbiano una proiezione a livello nazionale. Per esempio, si è detto un premio di maggioranza nazionale al Senato non sarebbe possibile. Da lì la scelta, devo dire, palesemente irrazionale nel 2005 di premi di maggioranza spalmati regione per regione, che hanno dato luogo a quell'esito che diciamo avete visto nel 2013, cioè un sistema elettorale assolutamente illogico che infatti non ha prodotto alcuna maggioranza. La base regionale c'è e il legislatore del 2017 ne ha dovuto in qualche modo tenere conto, anche se vedremo per quanto riguarda il Senato una qualche apertura che va nella direzione di una qualche rilevanza del livello nazionale anche nell'assegnazione dei seggi al Senato, per la prima volta c'è nell'usatello. Veniamo ai due vincoli che del quadro costituzionale quale si desumono dalle sentenze della Corte. Sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017. Il primo rilievo riguardava il premio di maggioranza. La Corte colpisce il premio di maggioranza sia nel 2014 sia nel 2017. Attenzione, non condannando il premio di maggioranza in quanto tale, ma condannando il premio di maggioranza quale era previsto nel 2005 e poi nell'Italia, ovvero nel primo caso un premio di maggioranza senza una soglia minima di voti e o di seggi per conseguirlo, dando luogo, secondo la Corte, a un problema di torsività, diciamo, inammissibile. Nel secondo caso, perché la disciplina del premio di maggioranza era prevista in una modalità per cui scattava al primo turno se la lista più votata avesse avuto il 40% dei voti e scattava il ballottaggio qualora nessuna lista avesse ottenuto il 40%, uno strano ballottaggio che non era tra candidati ma era tra liste, veramente un qualcosa senza diciamo precedenti immediati. Ma anche lì la Corte non dichiara tanto incostituzionale il ballottaggio quanto la disciplina del ballottaggio contenuta nell'Italia, da qui non possiamo negare. Ma in buona sostanza, dopo queste due sentenze, era il premio di maggioranza ad essere fortemente in discussione, a maggior ragione con il nostro assetto bicamerale paritario, per cui il premio di maggioranza nel ramo del Parlamento si sarebbe dovuto accompagnare al premio di maggioranza nel secondo ramo del Parlamento, ma abbiamo detto che la base regionale ne impediva un'applicazione diciamo sicura, e quindi diciamo da qui la scelta di abbandonare questo istituto, a mio parere senza eccessive giustificazioni. Secondo elemento, il monito della Corte Costituzionale nella sentenza 35 del 2017. Nell'ultima parte la Corte invita il Parlamento, lancia un monito al Parlamento, ad approvare nuove leggi elettorali che fossero leggi elettorali rapportabili con i rami del Parlamento, ad impedire che cosa? Il rischio di maggioranze diverse. Attenzione, un rischio che teoricamente non è del tutto scongiurabile, anche se si sceglie esattamente le stesse formule elettorali, perché semplicemente i corpi elettorali sono diversi. E qui sono perfettamente d'accordo con il collega Nico Nicola Lupo che sollecita una riflessione su questo. Cioè è ancora pensabile che gli elettori tra 18 e 25 anni pesino la metà degli elettori più adulti,
presenza del nominalismo paritario, credo che sia una riflessione che sia opportuno fare, anche se fino ad oggi non ha prodotto. Altro elemento, la Corte nel 2014 si pronuncia anche sulle liste bloccate. Anche qui, censurando la legge Calderoli, non tanto sul piano che si trattasse di liste bloccate in quanto tali, ma sul fatto che quelle liste bloccate erano lunghe e quindi, come dire, impedivano in qualche modo all'elettore di scegliere i candidati e anche di conoscerli. Ma la Corte nel 2014 lasciava intendere, perlomeno sembrava lasciare intendere, che un sistema di liste bloccate in corte, cosiddetti listini, di per sé non fosse inammissibile. E anche questo è stato un problema che la Corte Costituzionale, che il legislatore, scusate, si è dovuto, ha dovuto affrontare. In conclusione, quali sono stati gli obiettivi che il legislatore elettorale si è posto? Uno, realizzare sistemi elettorali coerenti con la giurisprudenza. Due, sistemi elettorali limitatamente selettivi, perché in quel contesto non era pensabile arrivare a sistemi elettorali maggioritari perché non c'erano necessari consensi per la mente. E terzo, avere, come dire, due sistemi, come vi dicevo prima, tendenzialmente rapportati. In concreto, qual è stato il modello scelto? Un sistema misto. Un sistema che per il 63% dei seggi segue un metodo proporzionale e per il 37% segue un metodo maggioritario su collegi uninominali, secondo il sistema inglese, vince chi arriva prima. Ma le due arene non sono separate, tant'è vero il voto è unico e quindi il candidato nel collegio uninominale deve collegarsi a una o a più liste della parte proporzionale. E la parte proporzionale prevede la presentazione di liste singole, ma anche di coalizioni, con ciò ripristinando una scelta che era stata fatta dalla legge Calderoli, ma abbandonata dall'Italia, che vedeva meccanismi di apparentamento. Nella parte proporzionale, listini piccoli, ogni lista presenta da 2 a 4 candidati, ma il voto di preferenza non c'è, per cui, come dire, l'ordine è scelto, diciamo, dal partito. Si prevede la possibilità per uno stesso candidato di candidarsi fino a 5 collegi, più se si può candidare in un collegio uninominale, e se uno stesso candidato viene eletto in più collegi della parte proporzionale, la legge dice che si considera eletto in quello in cui è andato peggio, che è, diciamo, un criterio che ha fatto, diciamo, un po' discutere, per cui ad esempio Matteo Salvini è deputato calabrese, eletto in Calabria, su cui si può tentare anche di trovare una qualche giustificazione, qualcuno l'ha tentata, ma insomma non entro in questo. Vado due parole per descrivere un po' fuori. Allora, dicevo, il 37% sono collegi uninominali. La metà rispetto a quelli previsti nel 93, nel 93 la riforma elettorale andava nella direzione di un sistema largamente maggioritario con soltanto un quarto di sistemi maggioritari. I collegi li abbiamo avuti dal 93 al 2005, nel 2005 li abbiamo abbandonati, i collegi uninominali. Perché? Ma soprattutto per ragioni politiche, perché il centrodestra, che allora era coalizione di maggioranza, non gradiva un sistema di collegi uninominali perché il proprio elettorato non premiava il centrodestra nei collegi uninominali, cioè sembrava che fosse più un elettorato di partito che non un elettorato di coalizione. All'opposto invece era l'elettorato di centrosinistra. Sono ripristinati i collegi, ma attenzione, intanto questi collegi sono pochi, il 37%, quindi tali da non determinare un esito maggioritario della competizione, che ci potrebbe essere solo se chi vince in un numero cospicuo di collegi uninominali, e quindi va bene poi anche sulla parte proporzionale.
dicevo, i collegi, per di più, la logica del collegio nominale, per cui vince chi arriva primo, è nel Rosatellum bis, non è così chiaramente espressa, perché è vero che vince chi arriva primo, ma anche chi perde può entrare in Parlamento attraverso il proporzionale, perché lo stesso candidato, come vi dicevo, può essere eletto sia nella parte proporzionale sia nella parte maggioritaria. Non solo, ma come nel 93, siccome il candidato nel collegio uninominale può essere anche candidato nella parte proporzionale, e come vi dirò tra un attimo, nella parte proporzionale vi sono soglie di sbarramento, soglie di sbarramento principe al 3%, che cosa può succedere? Che nella parte maggioritaria si possano candidare esponenti di partiti che non raggiungono il 3%, ma che portano voti alla coalizione e che quindi contribuiscono alle performance della coalizione, e che vengono compensati attraverso, come dire, un certo numero di collegi nominali nelle zone dove la coalizione che li esprime si presume che vada meglio, anche se poi queste presunzioni con la, diciamo, mobilità dell'elettorato sono diventate presunzioni sempre molto altra cosa, i collegi non nominali, essendo pochi, cioè un numero relativamente ridotto, sono collegi grandi, tendenzialmente grandi, e quindi non c'è quella logica di competizione anche territoriale che c'è in altri paesi. Per di più, lo spostamento della popolazione tra un collegio e un altro, che in Inghilterra è del 5% in media, in Italia può essere del 20%. Ora, come sapete, ognuno di questi collegi elegge uno e un solo deputato, e allora bisogna stare attenti che queste circoscrizioni siano circoscrizioni rapportabili, strettamente rapportabili l'una all'altra, altrimenti, come capite, ne va dell'eguaglianza stessa. Come vi dicevo, la seconda caratteristica è quella della parte proporzionale, 63% dei seggi, quindi molti seggi, apparentamento in coalizione, soglie di sbarramento. Queste soglie di sbarramento però sono più di una, c'è la soglia al 3%, che è quella che consente alle forze politiche di entrare in Parlamento, ma c'è anche una soglia più bassa, l'1%. Con l'1%, la lista che lo ottiene non entra in Parlamento, ma porta voti alla coalizione, cioè sono voti utili per la coalizione, dove, attenzione, sono utili quindi per le performance degli altri partiti, quindi liste in qualche modo tra virgolette portatrici di acqua. E qui qualcuno ha sollevato il problema, ad esempio Massimo Luciani, cioè il voto dato a una lista che si situa tra l'1 e il 3% è un voto di serie A, come quello che si dà una lista che supera il 3%, o è un voto di serie B tra l'1 e il 3%? Ma allora io aggiungerei, integrando Massimo, che c'è anche il voto di serie C, che è il voto che va alle liste che sono sotto l'1%, che attenzione, e neanche i voti delle liste sotto l'1 sono del tutto inutili, perché non servono nella parte proporzionale, ma servono per eleggere il candidato nel collegio nominale. Quindi, e quindi diciamo, ah sì, al netto di questo c'è. Ora, un meccanismo del genere, per cui apparentamento coalizione e parte maggioritaria collegata, determina anche un ulteriore fenomeno che si è visto poco nelle elezioni del 2018, ma che potenzialmente potrebbe giocare un ruolo in prospettiva. Questo sistema elettorale di per sé spinge per coalizioni non piccole. Intanto favorisce l'apparentamento in coalizione, quindi le liste singole, diciamo, sono in qualche modo, non dico penalizzate, ma non è il sistema ideale per chi si presenta da solo. Ma siccome, diciamo, appunto, le liste anche piccole portano voti alla coalizione e contribuiscono a far vincere le collegi nominali, questo sistema elettorale potenzialmente spinge verso l'allargamento delle coalizioni. E a prescindere da questo dato, si può anche dire che la coalizione che vince, e la coalizione vince grazie a voti delle liste che la compongono,
Poi, ma questo evidentemente la legge elettorale non lo può imporre, non è detto che tale rimanga pure la dinamica parlamentare. E in effetti quello che abbiamo visto è che si è formato un governo che non corrisponde a nessuna delle coalizioni che sono state presentate. Un altro problema, liste bloccate e listini corti. Questo è, diciamo, un punto. Scusate, però prima di questo un altro elemento. L'elettore come vota? Da un voto unico, cioè vota la parte proporzionale, e votando la parte proporzionale vota anche il candidato nel collegio uninominale, ma può votare anche il solo candidato nel collegio uninominale. E in questo caso lì la legge davvero dà una soluzione francamente del tutto strana e comunque insomma difficilmente rapportabile nelle altre legislazioni. E cioè il voto dato al solo candidato nel collegio uninominale non si ferma al collegio uninominale, si trasmette anche alla parte proporzionale in proporzione a come le liste proporzionali sono andate nella quota proporzionale. Quindi, come dire, i voti di chi ha votato nel collegio uninominale vengono dati sulla base dei voti degli elettori, come dire, nella parte proporzionale. Quindi è come se il voto nella parte proporzionale in buona sostanza pesasse di più in qualche modo dell'altro. Ecco, chiudo con un'ultima considerazione: le liste bloccate piccole. Ora qui le liste bloccate sono davvero piccole, da 2 a 4 candidati, e tenete conto, uno stesso candidato si può candidare fino a 5 collegi nella parte proporzionale. Ora, che cosa è successo anche nel 2018? Che il combinato disposto della, diciamo, esiguità di questi listini e delle pluricandidature ha determinato, diciamo, un fenomeno per cui le singole circoscrizioni della parte proporzionale sono talvolta risultate incapienti. Per cui, ad esempio, una lista che doveva ottenere un seggio a Pistoia non ha trovato i candidati a Pistoia semplicemente perché, come dire, quei due erano già stati eletti da altre parti, e allora la legge dà una serie complicatissima di criteri sussidiari che arrivano fino al punto di premiare anche candidati di liste diverse della stessa coalizione, o in ultima analisi anche di liste di coalizioni diverse. Ora, dal punto di vista dell'elettore, un meccanismo di questo genere è, diciamolo pure, assolutamente poco trasparente, perché io voto la lista nel mio collegio, il mio collegio riuscirebbe ad esprimere un deputato, ma non è detto che il candidato esca da quel collegio, perché può uscire con una sorta di pallina da flipper dovuto. E fin qui alla Camera. Al Senato è andato ancora peggio, perché il Senato, che è eletto a base regionale, non consente di recuperare candidati fuori dalla regione. E allora in Sicilia il Movimento 5 Stelle ha vinto talmente tanto e con i listini corti ha fatto sì che oggi il Senato non sia di 315 ma di 314 senatori, che mi pare che questa ancora non sia stata ancora risolta. Quindi allora, io ho finito, un sistema che, diciamo, approvato nel contesto difficile, è un sistema che presenta diversi problemi, ovviamente non ha favorito, ma programmaticamente non poteva favorire la governabilità del sistema. C'è da chiedersi se sia l'ultima puntata di questo ipercinetismo in materia elettorale che ci affligge dal 93, ed è un fenomeno pericoloso perché le leggi elettorali hanno da essere stabili per produrre, diciamo, gli effetti per le quali vengono pensati. La mia sensazione è che per questi difetti e per le dinamiche del sistema politico non è escluso che ci aspetti qualche puntata. Grazie. Potremmo chiederci perché.
perché fino al 93 tutto resta immobile con un sistema proporzionale, nazionale, regionale, comunale, provinciale, e poi tutto cambia e queste leggi si susseguono una dietro l'altra, avete sentito alla fine, forse non è ancora finita questa storia. C'è una ragione, che è una ragione di carattere, diciamo, sistemico, generale. Fino al 93 la legislazione elettorale è stata pensata come riflesso del sistema politico partitico. Tanti partiti, proporzionale è il sistema che rappresenta di più tutti quanti. Con il 93 si cambia strada. Il discorso della legge elettorale diventa la legge elettorale per cambiare il sistema dei partiti, per ridurne il numero, per arrivare a due poli, tre poli. La legge elettorale, le regole vengono concepite per incidere e modificare la struttura del sistema politico partito. E perché questo cambio? Perché il discorso sulla legge elettorale diventa il discorso sulla governabilità e su un tipo di democrazia, non più una democrazia del confronto parlamentare, ma una democrazia della decisione. E per avere una democrazia della decisione bisogna avere leggi elettorali che riducano il numero dei partiti e che assegnino a uno o due o una coalizione una maggioranza forte, stabile, che governa per 5 anni insieme all'esecutivo che esprime. Questo passaggio, ve lo ricordate il tema della governabilità, a un certo punto non si parla altro di governabilità e questo produce un riflesso molto preciso sulla legislazione elettorale, che viene pensata e costruita per incidere e modificare il sistema politico partitico. Ora sentiamo il secondo intervento, ci spostiamo dentro le aule della rappresentanza parlamentare. Una volta che abbiamo eletto i nostri rappresentanti, quali sono le regole che all'interno del Parlamento ne guidano l'attività? Le regole di fondo, regole di fondo, ci sono i partiti, certamente con i loro statuti, la disciplina interna, ma le regole stanno scritte nei regolamenti parlamentari. E ho pregato il mio collega e amico Nicola Lucio, che è un altro dei massimi esperti di questa materia, che insegna anche da anni a Roma, di dirci qualcosa di più. Grazie, professor Caretti, grazie agli organizzatori per avermi coinvolto in questa bella iniziativa. E effettivamente un'iniziativa oggi sulla rappresentanza parlamentare è quanto mai necessaria, torno sul cenno che faceva Francesco Pallante prima, insomma, sulla crisi della rappresentanza, sullo scenario. Effettivamente un punto di crisi c'è, ed è addirittura una crisi di tipo esistenziale. Per rappresentare, la parto abbassando molto di livello, scusa, dalla citazione di un tweet, che però secondo me dà l'idea del quadro attuale, come poche altre cose. Dice: i cittadini usano strumenti del XXI secolo per esprimersi, la domanda politica è espressa in questo modo. I governi, le istituzioni governative, usano per ascoltare strumenti del XX secolo, e per rispondere processi concepiti nel XIX secolo. Questo è in qualche modo il quadro che abbiamo oggi davanti. È un quadro che è una sfida per gli studiosi di istituzioni parlamentari, che è un grande momento, di grande difficoltà. A maggior ragione se si pensa al fatto che quella che era la ragione, come dire, più facile da raccontare al cittadino comune del perché optare per la democrazia rappresentativa, anziché per la democrazia diretta, che era una ragione tecnologica legata all'impossibilità pratica di consultare continuamente i cittadini sulle scelte che volta in volta si chiamano a compiere quando si governa una comunità. Oggi è venuta meno dal punto di vista tecnologico. Oggi la tecnologia ci consentirebbe di sentire e consultare i cittadini con regolarità settimanale, se volete, su scelte binarie. Ecco, allora che siamo costretti in qualche misura, per forza, a tirar fuori le ragioni vere della democrazia rappresentativa.
che non risiedono nell'impossibilità tecnologica, ma che risiedono in una serie di altre ragioni ben più complicate da raccontare, molto più complesse da raccontare e che presuppongono un buon funzionamento della democrazia rappresentativa, tutti gli istituti e dei processi decisionali che si svolgono attraverso la democrazia rappresentativa, perché ovviamente un esempio per tutti, la democrazia rappresentativa consente di misurare l'intensità delle preferenze, che invece qualunque meccanismo di democrazia diretta, io voto perché per me quella scelta è fondamentale, sì o no, per cui voto perché non so come votare, chissà, scelgo a caso, e questo, questa diversità, questa possibilità di misurare l'intensità delle preferenze mi consente il negoziato, mi consente il compromesso, io in cambio di quel voto che per me ha una ragione fondamentale, te ne do 10, che per me pesano molto meno, e su questo si fonda il negoziato. Ma per poter funzionare meccanismi di questo tipo, per poter funzionare, se volete, la seconda ragione, il fatto che ci sia un qualche punto di incontro in Parlamento tra come dire, volontà popolare della maggioranza e expertise e specializzazione. Le commissioni permanenti cosa sono? Sono in qualche modo una modalità di incontro tra una specializzazione tecnica, settoriale e una volontà maggioritaria delle commissioni attualmente rappresentate. Tutti questi meccanismi molto sofisticati, molto articolati della democrazia rappresentativa, per rendere la democrazia rappresentativa effettivamente preferibile oggi rispetto a forme di democrazia diretta, devono ben funzionare. Se non funzionano bene, la sfida è una sfida che rischia di essere persa. Si può avvicinare? Sì, grazie, grazie. Detto questo, sul chiave generalissima, invece mi aggancio subito a quello che ha detto inevitabilmente Giovanni Carli sulla legge elettorale, in connessione con il punto di partenza, a mio avviso, è quello per cui le regole parlamentari in tutto questo processo che dal 93 a oggi si è sviluppato con riguardo alla legge elettorale sono rimaste quasi immutate. E può sembrare paradossale, perché se l'intento di agire sulla legge elettorale era quello che ci diceva il professor Caretti, cioè rendere il processo decisionale più fluido, di migliorare la governabilità in qualche misura, però a questo intento non ha fatto poi seguito una concreta revisione coerente con quelle nuove regole elettorali delle regole di funzionamento interno. Questo è un punto di partenza, secondo me, necessario da ricordare. Perché questo? Qui il processo di intenzione è sempre difficile. Da un lato c'è il fatto che quelle riforme elettorali sono in parte sopportate, più che volute da larga parte della classe politica, non ci dimentichiamo che il referendum originale del 91 del 93, da cui quel processo di riforma prese le mosse. Un pochino c'è stata anche una scusa che ha una sua ragione d'essere, che è la riforma del bicameralismo. Nel momento in cui noi abbiamo processi di riforma del bicameralismo in itinere, beh, è un'ottima ragione per dire che posticipiamo la revisione dei regolamenti parlamentari, la riscrittura dei regolamenti parlamentari concepiti in un'altra epoca, perché i regolamenti di Camera e Senato sono concepiti nel lontano 1971, tutt'altra stagione istituzionale, poi certo aggiornati in modo significativo nel corso degli anni 80, ma non ci accingiamo a riscrivere quei regolamenti parlamentari fin tanto che non avremo un assetto del bicameralismo più soddisfacente evidentemente rispetto a quello attuale, tant'è che ci sono dei processi di forma in corso. Ecco perché il tema torna, come dire, drammaticamente d'attualità all'indomani del referendum del 4 dicembre 2016, perché a questo punto l'assetto bicamerale si è stabilizzato. A questo punto qualche esigenza di riforma condivisa tra l'altro c'era anche in quel progetto, e allora la fonte regolamento Camera o regolamento Senato diventa anche lo strumento in cui almeno alcune razionalizzazioni provare a inserirle. Abbiamo anche, sulla scorta del monito prima richiamato dalla sentenza 35 del 2017, avuto alla fine della scorsa legislatura una nuova legge elettorale approvata con un consenso abbastanza ampio, sì, con posizioni di questione di fiducia, ma con un consenso abbastanza ampio in Parlamento. A questo punto ci sono alcune condizioni
per procedere anche a una revisione dei regolamenti di Camera e Senato. Anzi, io addirittura so di forzare un pochino il dato, ma mi piace farlo anche in questa sede. Io tenderei persino a leggere il monito della sentenza 35 del 17 in modo persino più estensivo. È vero, si riferisce ai sistemi elettorali di Camera e Senato e dice che sì, la Costituzione forse non impone al legislatore di introdurre nel programma del Parlamento sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino all'esito delle elezioni la formazione di maggioranze parlamentari omogenee. Se questa è la finalità, io mi spingo a dire, ma se queste maggioranze parlamentari omogenee fossero il buon funzionamento della forma di governo parlamentare, il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, fossero ostacolati non da legge tra i fondi, ma da regole, da regolamenti parlamentari di Camera e Senato divergenti, il valore che sta a cuore alla Corte Costituzionale sarebbe ugualmente compromesso. Quindi in qualche misura un processo di riforma e di revisione e di omogeneizzazione dei regolamenti di Camera e Senato a mio avviso è abbastanza conseguente rispetto alla situazione istituzionale che abbiamo vissuto nella fine della scorsa legislatura e in qualche misura anche di quella in essere. E infatti, come dire, non è un caso che in un solo ramo del Parlamento, del Senato, qualche settimana dopo l'approvazione della nuova legge elettorale, arriva a compimento, un po' a sorpresa, anche perché è tenuto sotto traccia, una revisione del regolamento del Senato che, come dire, si autodefinisce organica, ma che effettivamente va a toccare una parte cospicua del regolamento. Mentre invece nelle stesse settimane fallisce il percorso che anche la Camera aveva intrapreso sin dall'inizio della legislatura per poi interromperlo in attesa che si capisse l'esito della riforma costituzionale, ma in quel caso, con un pubblico rammarico espresso dal Presidente della Camera, quel processo non va in porto. E l'esito qual è? L'esito è un esito abbastanza curioso, perché abbiamo da un lato quella parte politicamente più significativa di quella riforma del regolamento del Senato, quella relativa senz'altro ai gruppi parlamentari. E va a toccare proprio uno di quei nodi che il sistema politico non aveva avuto la forza di toccare dal 1993 a oggi. È abbastanza emblematico che se andiamo a leggere il regolamento della Camera, il regolamento della Camera, l'articolo 14 del regolamento della Camera, fa tuttora riferimento alla legge elettorale pre-Mattarella. Quel riferimento non si è avuto mai la forza di toccarlo ai fini della formazione dei gruppi cosiddetti autorizzati o meno. Proprio a mostrare la difficoltà di adattare la dimensione interna dei partiti parlamentari e dei partiti politici in Parlamento. È rimasta inalterata alla Camera la soglia per formare un gruppo, 20 deputati, soglia rimasta inalterata all'inizio della soglia per la soglia, e quello è l'unico requisito richiesto per formare un gruppo parlamentare, basta il requisito numerico. Siamo 20 deputati, vogliamo formare un gruppo, lo possiamo fare, anche se abbiamo tessere di partito diverse in tasca, anche se siamo stati eletti in liste diverse, non importa. E poi è possibile formare gruppi in deroga anche sotto i 10 a certe condizioni corrispondenti alla legge elettorale. Così era anche la norma al Senato, così è stata dal 93 a oggi anche la norma al Senato. 10, parente, 10 la metà. Senatori, siamo 10 senatori, possiamo formare un gruppo a inizio legislatura, durante la legislatura, quando ci pare, corrispondiamo a un partito, non corrispondiamo a un partito, non importa. E questo cosa ha comportato in realtà in concreto? In concreto ha comportato un incentivo significativo alla frammentazione delle forze politiche e alla mobilità dei parlamentari. E abbiamo avuto un sostanziale raddoppio dei gruppi parlamentari in corso di legislatura sia alla Camera sia al Senato. E va
date con la formazione di gruppi parlamentari che qualcuno diceva, tutto sommato, se poi si formano partiti, nuovi partiti politici, si formano prima in Parlamento e poi nella società civile, poco importa, ma non era così, in grandissima parte dei casi erano gruppi parlamentari che non avevano nessuna intenzione di costituire un partito o di rappresentare un partito, di presentarsi come tale, tant'è la parola autonomia, come dire, appariva la denominazione di quasi tutti questi gruppi, che non era tanto l'autonomia locale, era l'autonomia del singolo parlamentare che aderiva a quel gruppo, che diceva che questo gruppo è un po' a maglie larghe, nell'ambito del quale posso muovermi con una certa libertà. Di fronte a questo fenomeno, e di fronte all'opinione pubblica, comprensibilmente, ha reagito negativamente a questo fenomeno, ecco allora che il regolamento del Senato interviene su questo punto, interviene con una molteplicità di meccanismi, il principale dei quali è molto significativo proprio dal punto di vista teorico, perché si lascia la soglia dei 10 senatori, ma si dice che non basta il requisito medico per formare un gruppo parlamentare. Occorre altresì che il gruppo rappresenti partito, un movimento politico, anche risultante dall'applicazione di partiti e movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato proprio i candidati con lo stesso contrassegno conseguendo l'elezione dei senatori. Quindi si cambia abbastanza strutturalmente la concezione del gruppo parlamentare, abbinando a un requisito numerico anche un requisito contentistico e di corrispondenza con un partito politico. Oltre a ciò si fa una serie di operazioni anche molto significative: si abolisce la figura del gruppo autorizzato in deroga, si introduce il divieto di istituire nuovi gruppi in corso di legislatura, a meno che non risultino dalla rottura di coalizioni composte da partiti che siano presentati sul proprio simbolo anche all'interno di un simbolo più grande, dove in realtà c'è una qualche margine in quel caso. E soprattutto si prevedono una serie di decadenze per i parlamentari che cambino gruppo. Ovviamente il parlamentare resta assolutamente libero di uscire dal gruppo, almeno per l'ordinamento generale del Senato, questo non ci piove, ci mantiene altri. Il divieto di mandato imperativo lascia la possibilità per la piena libertà parlamentare di rimanere parlamentare anche abbandonando il gruppo. Questo è tutto che resta. Però se quel parlamentare, in quanto rappresentante di quel gruppo, è stato eletto vicepresidente, segretario di presidenza, o è stato eletto presidente di commissione o membro di vicepresidenza di commissione, decade da quella carica nel momento in cui esce dal gruppo, per suo gruppo. Questa è più o meno l'altra disciplina che abbiamo all'interno del regolamento del Senato. C'è un'ultimissima, arrivo giusto per curiosità, in qualche misura viene consentito per la prima volta nel Parlamento italiano ad alcuni parlamentari di essere non iscritti a nessun gruppo. È cosa che finora, sapete, era vietata, perché se non si era iscritti a un gruppo, si scioglieva il gruppo, si finiva comunque l'ufficio del gruppo misto, per i soli senatori a vita. Quindi se volete, i senatori a vita, anziché essere depotenziati, vengono potenziati, nel senso che hanno una chance in più, hanno la possibilità anche di non iscriversi a nessuno dei gruppi parlamentari. Accanto a questa revisione, con la quale personalmente ho una valutazione complessivamente positiva, insomma, nel senso che a me non sembra che sia un intervento contrastante dell'articolo 67 della Costituzione, mi sembra che sia un intervento volto a dare la mobilità parlamentare, qualche problema lo creava, poi possiamo discutere se anche magari la questa stessa meccanismo della sanzione andasse applicata anche ai questori e non solo ai presidenti, insomma sono piccole cose su cui possiamo ovviamente ragionare, la configurazione anche per le minoranze linguistiche è un po' peculiare, ma insomma complessivamente a me sembra una... Però tornerò sul punto da brevissimo. Il fatto che non ci sia la Camera è un elemento abbastanza forte, perché abbiamo adesso tutto sommato l'esito delle elezioni non ha portato a
disomogeneità fortissime nella composizione dei gruppi tra Camera e Senato, ma sarebbe potuto accadere. Anche a parità di risultati elettorali, il rischio di avere gruppi molto disomogenei ci sarebbe, e non escluso che si verifichi che ci siano poi cambiamenti in corso di legislatura, specialmente per quello che riguarda la Camera. Questi cambiamenti potranno avere luogo alla Camera, non potranno essere riflessi nell'organizzazione del gruppo al Senato, dove invece c'è una qualche cristallizzazione rispetto al voluta dell'esito delle elezioni. Vengo più rapidamente a un altro paio di linee conduttrici, potremmo stare ora a parlare del singolo, non lo facciamo ovviamente, ma un paio di punti mi pare importante toccarli, e uno ha a che fare appunto con quella lettura che proponevo del voto della sentenza della Corte Costituzionale, nel senso che effettivamente, mentre così si crea una forte disomogeneità tra Camera e Senato, per quanto riguarda la regola sulla formazione dei gruppi, per il resto il regolamento del Senato invece contiene una serie molto cospicua di interventi che vanno esattamente nella direzione opposta, quella che auspicava, la Corte Costituzionale, nel senso di omogeneizzare la disciplina di quel regolamento. Ve ne segnalo uno solo perché è quello più significativo di tutti. Probabilmente sapete che al Senato c'è un diverso trattamento tra Camera e Senato della astensione, del voto di astensione, diverso trattamento che la stessa Corte Costituzionale aveva ritenuto ammissibile, nel senso che tutta la sentenza famosa del 1984 aveva affermato che entrambe le possibilità, cioè considerare l'astensione al di fuori del conto dei voti favorevoli e dei voti contrari, oppure considerare il voto dell'astensione comunque nell'ambito del totale dei partecipanti al voto, dei votanti, e quindi così rendendola un po' simile al voto contrario, perché rende più difficile raggiungere la metà più uno dei votanti per che sia motivato a consentire che il testo sia approvato, non c'è votazione favorevole. A quel punto, nonostante appunto la Corte Costituzionale avesse consentito entrambe le interpretazioni, il Senato invece decide di uniformarsi alla modalità Camera. Cioè il voto di astensione non è considerato ai fini dell'esito della votazione. Chi si astiene è considerato presente ai fini del computo del numero legale, ma perché la votazione abbia esito favorevole è sufficiente che i voti favorevoli siano uno in più dei voti contrari, a prescindere dal numero delle astensioni. Questa è una regola di notevole impatto perché di applicazione più che quotidiana, e che porta sulle ragioni che hanno portato a questo, potremmo discutere lungo, abbiamo qui il consigliere il professor Luigi Ciauro presente che ci potrà raccontare, se volete, anche tutte le varie abilità delle dinamiche che si sono svolte dal Senato. Qualche connessione c'è anche secondo me con la deputazione diaria, qualche misura, perché il meccanismo di, che ha portato a fatto venire un sistema rispetto all'altro. Segnalo a passanti anche sulla omogeneizzazione italiana su tantissimi interventi, anche sul punto su cui tutto sommato mi comincia il modello Camera, per cui è un po' paradossale che si sia adottato il modello Senato, scusate, se siamo adottati il modello Camera, che è quello delle procedure europee. Sulle procedure europee c'era una, in particolare al Senato, secondo me, una giusta sovrapposizione tra profilo dell'esame di sussidiarietà delle proposte di legge e l'esame di merito, che secondo me, visto che il confine è molto sottile tra il principio politico e il principio giuridico, andare a distinguere i due, come fa la Camera e come ora cerca di fare in qualche misura il Senato, è molto bizantino e complicato dal punto di vista tutto il politico, somiglia un po' all'esame dei criteri straordinari, dei requisiti di straordinaria necessità di urgenza dell'articolo 77. Che introdotto all'inizio degli anni Ottanta, illudendosi che i parlamentari dovessero distinguere se un decreto legge era urgente e necessario da un lato, e dall'altro se esprimevano favorevolmente o in modo contrario al contenuto del decreto legge. Per un politico è una distinzione difficilissima, è un pochino un problema simile se come si pone anche per le procedure europee, ma insomma è andata in questa direzione. Infine, terzo e ultimo filo conduttore delle riforme del regolamento del Senato è quello della valorizzazione delle commissioni permanenti.
e questo avviene essenzialmente con due meccanismi, in realtà sono più di due, ma insomma quelli più importanti sono un paio. Anzitutto introducendo la regola per cui di norma si i testi sono assegnati ed esaminati quindi in sede o legislativa o redigente in commissione, quindi la regola non è più, almeno in fase di assegnazione, quella della sede referente, il procedimento normale che la Costituzione definisce normale, per cui la commissione si limita a riferire, a esporre un testo, emendarlo, discuterlo dell'articolo e poi però lo trasmette all'assemblea e l'assemblea lo riesamina da capo in qualche misura. Questo è il procedimento del referente. Rispetto a questo percorso si tenta un recupero della sede legislativa e persino di, cioè quello in cui la commissione fa tutto, approva direttamente la legge senza che questa passi neppure per l'assemblea, e si tenta persino una direi far risuscitare la sede dirigente, che invece era pressoché scomparsa da alcune legislature, cioè quella ai sensi della quale la commissione dispone il testo che poi viene sottoposto per la votazione finale di creazione di commissione. Guardate, questo si collega strettamente con il passaggio del 1993, perché che cosa bisogna ricordarsi, lo stendo a dirlo un po' come un mantra di alcuni studenti che non hanno memoria storica ovviamente, che fino al 1992 le prime 10 legislature repubblicane, in ciascuna di queste, più di metà delle leggi approvate sono state approvate nemmeno un ramo del Parlamento direttamente in commissione, in sede legislativa, non hanno visto l'aula. Questo era come funzionava il procedimento legislativo nella fase, la prima fase della Repubblica. Poi dal 1992 non a caso tutto è cambiato, queste percentuali si sono drasticamente abbassate. E variava dal 70 al 55%, comunque sempre più della metà. Questo è un dato abbastanza impressionante, se ci pensate. E qui c'è un tentativo che si fa in questo di digitalizzare queste sedi, abbinato alla previsione di spazi appositi per il lavoro in commissione nella fase della programmazione dei lavori. Si dice che alcune settimane di tempo vanno riservate alle commissioni con maggiore, perché altrimenti il lavoro delle commissioni tende a essere schiacciato. Questo è, se volete, l'ultimo, il terzo filo conduttore della riforma del Regolamento del Senato. Siamo in conclusione. Qualche cenno sulle incognite, ci sono una serie di incognite evidentemente davanti a noi che è bene secondo me sottolineare. Una prima è quale attuazione riceveranno queste riforme, anzi quale attuazione stanno ricevendo queste riforme. Anche qui se c'è uno vuole aggiungere qualcosa io sono felicissimo, perché è un'ottima occasione per sentire. Quello che vedo è che la sede redigente per esempio riappare, abbiamo nelle convocazioni delle commissioni del Senato, quindi c'è una effettiva, mentre invece l'effetto sulla calendarizzazione dei lavori mi sembra ancora piuttosto limitato, non vedo uno spazio effettivo, quindi qualche tentativo, qualche mezza giornata si ritarda per le commissioni, ma insomma è abbastanza limitato. Ma soprattutto l'incognita più grossa a me pare essere quella relativa a che cosa farà la Camera. L'altro ieri in una missione davanti a un strano organo della Trasola Camera del Comitato per la Legislazione, e segnalavo anche loro in qualche misura una situazione un po' atipica, nel senso che nel momento in cui stanno ragionando sulle recenti tendenze della legislazione, da un lato loro sono l'unico, non esiste nulla di corrispondente al Comitato per la Legislazione e al Senato, e continuano a esserci forti asimmetrie, per esempio nella ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti legge, che sembra un tema molto tecnico, ma ci sono alcuni emendamenti che al Senato pari pari, presentati uguali da deputati e senatori, dai che se lo presenta un deputato, quegli emendamenti se il gruppo di interesse da tutti e due, se il deputato viene dichiarato puntualmente inammissibile, quindi non viene neanche discusso né votato, al Senato invece viene ammesso e quando votato spesso viene anche approvato.
qualche caso persino, come è successo con qualche settimana o sono, inglobato nel maxi emendamento su cui il governo pone la questione di fiducia e quindi votato in blocco. E qualche volta, per esempio, questi emendamenti sono anche emendamenti che contengono nuove norme di delega legislativa inserite nel corpus, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto. Sono cose proprio coline, eh? E questo mi serve come un passaggio finale, qui sto arrivando, non senza aver sottolineato un ulteriore aspetto che è un po' per tecnici, ma secondo me è un aspetto che è molto importante in realtà per capire anche il punto di equilibrio delle regole, il punto di tenuta delle regole parlamentari, che sono regole procedimentali per definizione, no? Che assicurano il corretto svolgimento del processo legislativo, assicurano la possibilità a tutti gli attori del processo legislativo di far sentire la propria voce, che poi è uno dei vantaggi del procedimento parlamentare, per l'appunto. Leggevo che molti a questo tavolo avranno fatto l'ordinanza 206 di quest'anno della Corte Costituzionale sul caso Cappato, in cui la Corte ha rinviato un anno la decisione su questa questione, e nella motivazione di questa ordinanza si dice perché lo fa. Perché ci sono una serie di delicatissimi bilanciamenti di valori che la Corte non se la sente di compiere lei e dice che devono essere affidati al Parlamento. Ma il Parlamento è in grado di svolgere questi delicatissimi bilanciamenti se rispetta, segue e rispetta le regole di un procedimento parlamentare in senso proprio, in cui tutti i componenti del lavoro, in cui ciascuna opzione è sottoposta a votazione. Se il processo parlamentare invece finisce per essere il voto di una maggioranza che calpesta le posizioni di tutti gli altri e finisce per essere un voto in blocco, evidentemente la democrazia rappresentativa diventa sostituibile dalla decisione governativa, questo significa, perché no, allora a questo punto che senso ha passare in Parlamento se il Parlamento diventa un luogo in cui si prende atto e si ratifica votando in blocco un testo definito altrove. Allora da questo punto di vista diventa anche molto importante appunto la tenuta delle regole parlamentari. Anche il rapporto tra diritto scritto e diritto non scritto, e qui c'è una normetta nel regolamento del Senato che va nella direzione di rafforzare un po' le garanzie, per esempio consentendo ai gruppi che rappresentano un terzo dei senatori di richiedere l'intervento della Giunta per il Regolamento sulla questione di interpretazione del regolamento. C'è una norma controversa sul fatto il valore dei precedenti delle circolari interpretative del regolamento del Senato. Cioè, ci sono alcune norme che in qualche misura, se non altro, danno la misura del fatto che questo problema è stato colto. Da dire da questo, da dire che sia stato risolto, ovviamente ci corre, ma su questo staremo bene. Grazie a tutti. Diceva adesso Nicola Lupo che le regole parlamentari sono sostanzialmente regole procedurali, è verissimo, ma come ha sottolineato sono regole procedurali che incidono profondamente sul modo di vivere la rappresentanza, su come la rappresentanza, i rappresentanti si muovono in Parlamento. La disciplina dei gruppi, certo, stabilisce delle nuove regole procedurali, ma è un modo per incidere su un certo sviluppo deformato nelle ultime legislature della rappresentanza, il cosiddetto trasfugismo parlamentare, cioè evitare che quelle regole procedurali moltiplichino in Parlamento la frammentazione anche dei partiti. L'altro discorso molto rilevante è quello del tentativo di rivalorizzare il lavoro delle commissioni permanenti. Anche qui sembrerebbe una regola procedurale, beh, si va meno in aula, si favorisce il lavoro, ma c'è una ragione sostanziale sotto queste scelte. Il lavoro in commissione e valorizzarlo significa cercare di rivalorizzare le capacità di mediazione dei partiti politici al di là delle distinzioni maggioranza e opposizione. Questo schema per cui che è diffuso nell'opinione pubblica, che in Parlamento si discuta solo tra maggioranza e opposizione, è un modello che non corrisponde
corrisponde alla realtà, nelle commissioni, le mediazioni molto spesso vengono cercate all'interno dei partiti che fanno parte della coalizione di maggioranza, e avere nelle scorse legislature depresso il lavoro di mediazione delle commissioni, quale di conseguenza ha prodotto? Il moltiplicarsi delle questioni di fiducia che il governo poneva sui suoi provvedimenti in Parlamento. Non siete capaci di trovare un punto di mediazione? Bene, allora io vi chiamo in aula e vi pongo la questione di fiducia e vediamo cosa votate. Quindi vedete che sono regole, è vero che sono regole procedurali, ma le regole dei regolamenti parlamentari sono decisive per il funzionamento concreto della maggioranza, e quindi sono regole che è bene conoscere, non tanto nel loro dato testuale, ma nelle ragioni che stanno dietro la scelta di quelle.